Sì, però aspetta che ripesco. Mancano ormai pochi secondi. Ci siamo. Ciao ragazzi, sono Dino Romano dal Soul Flats di Bonneville, nello stato di Utah. Oggi per noi è il nostro ultimo giorno qui e ora rimonteremo la Christine dentro la scatola e ci prepareremo al viaggio che ci porterà a Los Angeles, dove prenderemo il volo per l'Italia. Purtroppo quest'anno è andata come è andata, il tempo non è stato dalle nostre parti, dalla nostra parte. L'uragano di venerdì ha dato l'ultima mazzata e ha creato una situazione che il primo giorno era melma, fango e tutto il resto. Adesso si sta cristallizzando perché sta asciugando, ma ci sono, come vedete, tutte le ruotate. Noi non siamo in pista adesso perché la pista è là, c'è qualcuno ancora che sta tentando, ma ha fatto solo delle prove. Le velocità sono molto basse, molto ridotte. Hanno sconsigliato praticamente quando hanno riaperto la pista, perché la prima l'hanno chiusa, poi l'hanno riaperta, poi l'hanno richiusa, poi hanno sconsigliato l'uso delle moto. Alcuni motociclisti sono caduti, alcuni sono fatti male. Un cinquantino è riuscito a fare un record, però con una velocità mi sembra di 120 miglia. Noi abbiamo toccato i 147 il primo giorno in prova e dopodiché abbiamo deciso di non fare più nulla per non rischiare di spaccare tutto, di non di tornare a casa con un sacchetto. Le gare sono così, non si può fare altro. Il nostro impegno è sempre stato del team. Ringrazio tutto il team che è stato sempre forte, è stato sempre con un sorriso davanti, voi ci siete stati vicini. Purtroppo è la seconda volta che non va bene e ci sarà la terza. Questo dipende da noi, dipende da me, dipende da tutti un sacco di fattori, ma già stiamo parlando di quello, non c'è altro da dire. È un posto magico, è un posto diverso da tutto il resto. Uno dei membri del nostro membro, che è una giornalista inglese, ha deciso di per provare quella che può essere l'emozione, e un mio amico gli ha prestato una motocicletta, proverà oggi, gli stiamo dando una mano con legature, queste cose qui, per fare la condizione della moto di serie, proverà questo. Io non sono d'accordo perché eravamo un team completo, finito, successo quello successo, ok, Maurizio anche lui è d'accordo, non vuole tentare di farsi male, Rosaria lo stesso, quindi accettiamo la sua decisione, lo farà senza la nostra approvazione ma con il nostro supporto, perché siamo sempre insieme a lei, quindi dobbiamo accettare la sua decisione di provare e basta. C'è quando partono, adesso c'è uno streamliner, questo qui per esempio sta andando, è un quattro ruote, fermati. Però vedrete che tra un po' chiuderà il gas e non tirano, perché dopo il terzo miglio è un disastro. Ha chiuso adesso già sta chiudendo, avrà fatto 120 miglia orarie, 130 miglia orarie, quando ne doveva fare magari 400, 300, quello che era. C'erano Valerie Thompson che era qui per 500 miglia orarie e ieri ha fatto mi sembra 170, dopodiché ha mollato, stanno andando via tutti. Ragazzi, Bonneville, siete con noi sempre vicini, alla prossima, ciao.